un vestiario iper sicuro. Certamente, certamente, un vestiario iper sicuro. Cerchiamo di avere tutti gli accorgimenti possibili ed immaginabili. Anche sull'intervento vestiamo doppio rispetto a questo, eh. Con le nostre telecamere siamo stati all'esterno della tenda pre-triage allestita all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Anna Rizzoli di Laccameno per documentare l'importantissima attività di tamponamento che il nosocomio lacchese ha organizzato presso le abitazioni dei cittadini dell'isola d'Ischia che presentano sintomi riconducibili al Covid-19 o che necessitano del tampone perché risultati a contatto con persone infette. Prese tutte le precauzioni del caso, a partire dall'indossare tutti i dispositivi di protezione individuale, medici ed infermieri partono per il loro lavoro quotidiano, come ci ha spiegato il dottor Claudio Marino. Sono il dottore Claudio Marino, sono uno specialista ambulatoriale, dirigo l'ambulatorio di riabilitazione al distretto 36 Ischia Procida. È stato chiesto a più specialisti operanti sul territorio di poter dare una mano, un supporto all'ospedale e io, grazie all'intervento della direttrice della ASL, la dottoressa Aiardo, che è in forza nel nostro distretto, in quale il primo dirigente, ho aderito a questa iniziativa e esco con il supporto dell'ospedale per fare il controllo dei tamponi più volte durante la settimana. Questo però ovviamente non mi esime da tutti i miei compiti, ovviamente delle urgenze indifferibili che vengono quotidianamente su tutto il distretto per pazienti che comunque presentano patologie al di là di quelle attuali che stiamo vivendo. Usciamo con la massima sicurezza, quindi con tute come potete vedere, con triplo paio di guanti, con doppia mascherina, calzari, nella massima sicurezza per effettuare dei controlli a domicilio dei pazienti e io come medico cerco di non esimermi anche dal fare una sorta di triage, un primo controllo per verificare un attimino anche lo stato di salute, al di là se il paziente è asintomatico o presenta i classici sintomi. Sul territorio mi occupo principalmente di neuroriabilitazione e riabilitazione ortotraumatologica, per intenderci tutti i pazienti che soffrono di patologie acute, post-acute, quindi in pieno accordo con il classico rapporto ospedale-territorio. Quindi mi occupo di tutti i pazienti post-acuti e anche dei pazienti che hanno varie problematiche di carattere cronico. Ai medici, agli infermieri, ai paramedici che in tutta Italia in queste settimane sono impegnati con coraggio ed impegno sul fronte della guerra al coronavirus va tutta la nostra solidarietà e il nostro ringraziamento per quanto stanno facendo.